Horikishimasu! Bentornati ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, io vi ringrazio, siamo diventati 6.000. Sì, lo so, per YouTube oggi questi numeri sono numeri assolutamente normali, niente di eclatante. Beh, sappiate invece che per me è una grande soddisfazione. Ho aperto il canale per caso durante il difficile periodo della pandemia e sicuramente non credevo di riuscire a intrattenere così tante persone parlando della cosa che amo di più, le arti marziali. Quindi a tutti voi appassionati di arti marziali io dico grazie. Grazie perché il canale è seguito da tanti praticanti diversi. Mi arrivano commenti e messaggi da maestri, appassionati, praticanti di tantissime varie arti marziali e questo era il mio obiettivo. Inoltre devo ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato e che sono venuti qui in dojo a trovarmi. Le porte per voi saranno sempre aperte. Grazie perché su questo canale con voi posso parlare di arti marziali con tantissimi appassionati al di là dell'arte marziale praticata. Bene, e per festeggiare questo traguardo, per ringraziare voi tutti, oggi ho pensato ad un video dove vi mostro 10 tecniche di combattimento di karate. Ragazzi, sono 10 tecniche di combattimento che sono tratte dalle tecniche di karate che poi potete, se fate karate, magari provare, o se non fate karate potete anche provare ad applicarle al vostro stile. Continuate a condividere i miei video, fatemi capire che ci siete lasciandomi un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ma iniziamo con il video, ma prima volevo di nuovo dirvi grazie. Allora, prima di tutto ragazzi, queste sono tecniche presenti, come ho già detto, nel karate, ma sono tecniche che sono sicuramente presenti in diverse arti marziali. Non provate queste tecniche a casa da soli o con i vostri amici se non siete esperti di arti marziali. Inoltre, come ho detto prima, se pratichi già un'altra arte marziale, puoi divertirti a modificare queste tecniche che ti faccio vedere per usarle nel tuo stile. D'altronde, non è questa la bellezza delle arti marziali, che alla fine possiamo dire che le arti marziali, in un modo o nell'altro, sono tutte imparentate una con l'altra. Quindi ragazzi, non provate a casa e andiamo con la prima tecnica. Prima tecnica, il colpo a martello, Tetsui. Allora, generalmente ci sono due distanze di combattimento quando si parla di colpi con le mani: lunga distanza, corta distanza. Beh, lunga è per colpire con i pugni, corto magari per usare i gomiti. Ma se ti dicessi che puoi colpire anche da una distanza diversa, il karate ha un colpo molto efficace che fa proprio questo. Quando sei troppo lontano per usare le devastanti tecniche di gomito oppure troppo vicino per sferrare un buon pugno potente, prova a usare questa tecnica. Si chiama Tetsui, pugno martello, ma può anche colpire con Udeuchi, che vuol dire colpo con l'avambraccio. Non è facile difendersi da questo colpo inaspettato. È un colpo devastante che non solo può colpire in modo pesante i punti deboli dell'avversario, ma può servire anche per colpire gli arti dell'avversario. Inoltre può essere eseguito efficacemente da, come ho detto, da varie distanze e se va a segno, ragazzi, può fare davvero male. Tecnica numero 2, una combinazione, finta Mawashi Gedan per andare a segno con Mawashi Tsuki. Il primo pugno che imparerai durante una lezione di karate è il pugno diretto, ovvero Oizuki. Fai i primi calci studiati nel karate, invece sicuramente troverai il calcio frontale Maegeri e sicuramente il calcio circolare Mawashi Geri. Queste tecniche esistono praticamente in tutte le arti marziali, ma non sempre le vedrai usate nel modo che ti mostro oggi. E lasciate che vi dica che è una combinazione veramente efficace. La tecnica consiste nel lanciare un calcio frontale o circolare basso. Tuttavia lo scopo del calcio non è proprio causare danni, a volte in realtà non importa nemmeno se arriverai a colpire l'avversario, perché il calcio è solo una distrazione, una probabile distrazione per impedire al tuo avversario di notare il pugno semicircolare che lo segue subito dopo. Inoltre puoi anche usare l'altra mano per infastidire la guardia del tuo avversario. Esegui con un buon tempismo questa sequenza e metti a segno questo colpo al mento del tuo avversario. In realtà non dovrai nemmeno preoccuparti di
di mettere troppa potenza nel pugno. Anche un colpo moderato potrebbe essere sufficiente a far crollare il tuo avversario. Tecnica numero 3, ragazzi, tecnica fantastica. Pugno rotato, Huracan Kaiten. Sorprendi il tuo avversario con questa tecnica, perché questa tecnica di Huracan ruotato, ben piazzato, fa veramente del male. Se sai qualcosa sull'MMA, avrai notato molto spesso che i combattenti usano questa tecnica dentro la gabbia. È una tecnica veramente insidiosa del karateka. Quando l'avversario ti pressa in avanti per non lasciarti spazio, ecco che con una veloce rotazione puoi lanciare un pugno che, se raggiunge il bersaglio, provoca danni veramente notevoli. Nel karate questo colpo può essere lanciato improvvisamente mentre il braccio viene nascosto dal corpo dalla rotazione. In genere, se ben eseguito, è molto difficile da individuare, e se va a segno, ragazzi, vi confermo, ne basta solo uno. Tecnica numero 4, Oizuki che diventa proiezione, Kuzushi Waza. Il Kuzushi Waza è una bellissima e antica tecnica di karate poco conosciuta. Se volete allenarvi e divertirvi con una tecnica vecchio stile, Kuzushi Waza è la tecnica che fa per voi. Questa sequenza inizia con un pugno come se volessi colpire la mascella del tuo avversario, mentre il tuo obiettivo in realtà è posizionare il tuo avambraccio lungo il lato del collo. Dopodiché si esegue quasi simultaneamente velocemente un passo di entrata in avanti con la gamba. A questo punto, se la tecnica è entrata, riuscirete a far cadere l'avversario. È una tecnica che necessita di un buon tempismo, stabilità e velocità per essere eseguita, ma una volta entrata vi consente di far volare a terra il vostro avversario senza che possa capire che cosa sia successo. Inoltre, se fatto alla velocità giusta, la forza del tuo avambraccio sul collo, unita all'impossibilità di fare un passo indietro dell'avversario perché la tua gamba è di intralcio, sarà un modo incredibilmente efficace per far perdere l'equilibrio al tuo avversario e poi colpirlo a terra. Quinta tecnica, Gyaku Mawashi. Tutti amano il calcio circolare Mawashi Geri, è uno dei preferiti da tutti ed è ampiamente utilizzato in molte forme di arti marziali. Tuttavia poche persone eseguono la rotazione inversa, cioè il Gyaku Mawashi Geri. Ci vuole un po' di flessibilità per realizzare questo calcio, ma vale la pena fare uno sforzo e studiarlo per sviluppare questa mobilità, perché vi assicuro che questo calcio è veloce ed è anche abbastanza potente da creare seri danni. Inoltre è una tecnica che quasi sempre nessuno si aspetta, rendendo questo calcio veramente insidioso. Tecnica numero 6, beh, se avete visto il mio recente video su Lyoto Machida avrete visto sicuramente questo calcio, Tobi Maegeri, una tecnica che farà felici tutti i fan di Karate Kid, il famoso calcio che Daniel San usa per sconfiggere il suo avversario dopo aver subito un infortunio al ginocchio. Ebbene sì, è quel calcio, vabbè, non è proprio lo stesso, dai, voglio dire, però comunque, vabbè, tornando seri, questa tecnica si chiama Maito Bigeri, è un calcio saltato che va a piantarsi dritto nello stomaco o al mento del tuo avversario, veramente insidioso, veramente pericoloso. Insidioso perché la parte iniziale della gamba arretrata che serve per fare il salto molte volte viene visto come l'intenzione di calciare con quella gamba, mentre in realtà è l'altra gamba che andrà a segno. Se avete visto il video di Lyoto Machida avrete visto anche il risultato di questo calcio che arriva, devastante. Tecnica numero 7, calcio Uramawashi. Un altro grande calcio del karate che può sorprendere è Uramawashi Geri, letteralmente calcio circolare inverso. Vediamo questa tecnica utilizzata molte volte in molti sport da combattimento, ma lo vediamo fare quasi sempre con la gamba posteriore dopo una leggera rotazione. Noi invece useremo l'elemento sorpresa per cercare di sferrare questo calcio sorprendentemente veloce con il piede anteriore, senza allungare così i tempi, cercando di farlo appunto con la gamba avanzata. Nell'allenamento viene fatto allungando il piede per non colpire con il tallone, per non rischiare danni, ma nella realtà immagina l'impatto, un tallone verso la testa dell'avversario, o meglio, non farlo, perché direi che è piuttosto spiacevole. Tecnica numero 8, calcio frontale, Maegeri Keage. Sicuramente avrai visto molte volte i combattenti lanciare calci frontali, tuttavia molte volte i combattenti tendono a fare affidamento sui calci frontali solo come spinta. In molti casi, infatti, il loro scopo è allontanare l'avversario e creare distanza anziché causare proprio danni. Questo calcio è difficile da bloccare perché colpisce con il koshi, la parte più dura del sotto del piede. Non ha bisogno di
grande distanza ed è un colpo veloce e davvero d'impatto e può essere eseguito anche da molto vicino. Se perfettamente posizionati, infatti, scagliare uno di questi calci può veramente fare dei seri danni. Tecnica numero 9, Ushirogeri. Eccolo, questo calcio non è molto bello da vedere, a differenza dell'Ushiro Yogeri, ovvero il calcio laterale ruotato che vediamo in tanti film e in tanti combattimenti. Questa tecnica di gamba è abbastanza facile da eseguire e molto efficace. Si tratta sostanzialmente di un calcio che arriva da sotto, in mezza rotazione, veloce, subdolo, invisibile, ma estremamente efficace. Soprattutto se chi lo riceve lo prende d'incontro. Se si impatta il fegato, le costole, lo sterno oppure anche le parti basse dell'avversario, beh, aspettatevi un liscio KO. Ultima tecnica, tecnica numero 10, Mawashi Kaiten, una tecnica che si può eseguire in tantissimi modi. Ha bisogno di molto allenamento per essere eseguito ed è un calcio veloce e molto potente, che soprattutto nel karate a contatto, ragazzi, colleziona moltissimi KO. Molte volte infatti questo calcio si abbatte letteralmente sull'avversario rendendo anche la guardia praticamente inutile. Allora, come ho detto, ci sono veramente tantissimi modi diversi di fare questo calcio. Quello che vi mostro oggi sono un paio di metodi secondo me più efficaci. L'obiettivo è quello di portarsi in una determinata posizione, oppure se durante l'incontro ci ritroviamo leggermente spostati rispetto alla guardia dell'avversario, ecco che quasi sicuramente non vedrà arrivare questo tremendo calcio che va alla testa. Certo, ci vuole un po' di pratica, ma una volta acquisita questa tecnica avrete un'arma molto pericolosa. Come vedete nel video, anche se eseguito sotto controllo, abbiamo comunque avuto purtroppo un piccolo incidente in dojo. Era bello però, eh. Ragazzi, mi raccomando, non provatelo a casa, mi raccomando, non provate queste tecniche fai da te, affidatevi sempre al vostro maestro e, come ho detto, se state praticando altre arti marziali, avete già tecniche simili all'interno del vostro bagaglio tecnico, oppure volete provare a modificare un po' qualcosa e cercare di usare qualcuna di queste tecniche, fatemi sapere nei commenti come va a finire. Beh ragazzi, il video finisce qui. Come ho detto, se vi piace quello che faccio, lasciatemi like, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciatemi un commento, perché come sapete io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domarigato!